Il successo di partecipazione e mediatico della manifestazione a Roma sotto le finestre della Consob con i risparmiatori delle associazioni vittime del salvabanche alle spalle, ma c'è ancora molta strada da fare e non è questo il momento per abbassare la guardia. CGIL, Fisac e Federconsumatori rilanciano la battaglia sulla vicenda Banca Etruria e per ottenere il recupero dei risparmi per le vittime del decreto salvabanche. Mugnai, Ferrari e la categoria dei bancari della CGIL sono pronti infatti per presentare nell'assemblea pubblica di venerdì 15 gennaio alle 17 alla Borsa Merci la loro proposta alla politica. Ci saranno i parlamentari aretini che hanno dato la conferma della loro presenza, ci sarà il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ed Andrea Sereni della Camera di Commercio in rappresentanza del mondo economico. Importante, perché a prescindere dalla protesta, che è legittima, a prescindere dall'individuazione delle responsabilità, che è fondamentale, qui c'è la magistratura in cui riponiamo piena fiducia nel suo operato, bisogna trovare anche delle soluzioni concrete. Le abbiamo già indirizzate più di un mese fa, nessuno ci ha detto che è una proposta sciocca quella di operare sulla bad bank, su quelle plusvalenze a nostro avviso eccessivamente basse e che ci preoccupa quello stato di cose. Lì c'è margine per poter lavorare sulle plusvalenze vuol dire trovare una parte di coperta per restituire quanto comunque sia stato preso ai risparmiatori del nostro territorio e in particolar modo per salvaguardare quelle tantissime imprese dove lì c'è tanta occupazione, che sono aziende orafe, aziende edili che avevano ricontrattato il debito con la banca stessa. Quindi vogliamo sapere se nessuno ci ha detto che quella roba lì non va bene, nessuno ce l'ha detto. Ora ci devono dire veramente cosa ne pensano e cosa intenderanno fare nel concreto, dato che sulla gestione delle bad bank non ci risultano particolari vincoli né europei e né nazionali. Quindi gambe in spalla e diamoci da fare per trovare una soluzione che riporterebbe serenità nel territorio e fiducia in una banca del territorio che, ripeto, è fondamentale che vi sia, certo con altre regole, certo con diverso rigore e certo che chi ha sbagliato deve pagare. Ci sono margini perché secondo noi in questo decreto salvabanche, poi è stato confermato con l'approvazione della legge di stabilità, sono state confermate delle cose che non tornano. Per esempio la questione delle plusvalenze sulla vendita della nuova banca, la banca cosiddetta buona e della bad bank, a noi non ci convincono. È stato istituito un fondo di risoluzione alimentato dalle tre banche principali italiane, che tutto ciò che viene ad aggiungersi dalla vendita della nuova banca e dalla collocazione del recupero dei crediti da parte della bad bank, che vada esclusivamente destinato al fondo di risoluzione, cioè a favore delle banche che l'hanno costituito e non dei risparmiatori, ci pare un errore madornale che va corretto con i decreti attuativi o con una legge ad hoc che punti a recuperare risorse in questa direzione. Noi abbiamo fatto una proposta che ci sembra sensata, crediamo che sia l'unica percorribile, ovvero che è quella di considerare che, così detta nella maniera più semplice possibile, le quattro banche hanno nell'insieme un monte di credito deteriorato equivalente a 8 miliardi e mezzo. Per decreto è stato stabilito che si dovrebbe recuperare 1,5 miliardi, che è una percentuale intorno al 17,8%. Noi riteniamo che sulla base di quello che succede nelle normali operazioni di recupero credito che ci sono in tutte le banche, questa percentuale sia ragionevolmente maggiore e per cui si potrebbe usare questi eventuali maggiori risorse determinate da questa maggiore valutazione del credito deteriorato per ristorare i risparmiatori che hanno subito delle perdite. Effettivamente è una cosa semplice che si può fare in questo momento. Che si può fare in questo momento e del quale abbiamo mandato già copia della nostra proposta, che poi tra l'altro sottolinea anche una cosa che è stata pensata, scritta qui dalla nostra organizzazione di Arezzo, la Fisac Aretina, e che è stata assunta anche dalle altre quattro banche che
sono nelle stesse condizioni della Banca Etruria. Abbiamo spedito la proposta nel mese di dicembre ai parlamentari del territorio e a cui chiederemo appunto conto nell'assemblea di venerdì prossimo. Intanto, proprio in seguito alla protesta verso la Consob, l'istituto presieduto da Vegas ha fatto sapere dal Codacons che sta valutando la possibilità di chiedere l'annullamento dei bilanci di Banca Etruria dal 2010 al 2014. Un'altra delle questioni sulle quali si basa il fallimento della banca, perché è chiaro che c'erano dei bilanci aggiustati, sono palesemente aggiustati dei bilanci. Tant'è che hanno dovuto. Perché il commissario prima di entrare pretende o aspetta che il Consiglio di amministrazione faccia un aggiustamento di bilancio e porta a perdita ulteriori 500 milioni che azzerano il capitale della banca? Perché di fatto questi bilanci erano palesemente non conformi. Non uso il termine truccati perché sennò potrebbe essere, come dire, no, non era non conforme, e glielo dicono gli ispettori stessi. Questi aggiornano i bilanci, ovviamente il commissario che fa prende atto e questa banca è una vacca morta. Ma il problema è che questo succede nel 2014, quando ci sono gli ispettori, poi quando viene il commissario nel 2015, ma a fine 2013, quando cioè in piena ispezione da parte degli ispettori di Banca Italia, questi mettono sul mercato 50 milioni di obbligazioni subordinate sul mercato dei privati, rastrellano ulteriori 50 milioni dalle tasche dei cittadini, che dopo pochi mesi diventa carta straccia per il debito saldo banca. E qui chi paga? Si mandano via i direttori generali e si liberano milioni di euro di buona uscita. E si sfilano 20-30 milioni di euro dalle tasche del personale, perché deve essere lui che paga poi anche queste robe, non siamo matti. Ma che siamo proprio fuori di testa? Sì. Cioè, immagino del reato di truffa sicuramente. E di bancarotta fraudolenta? Mi risulta che sta indagando anche il giudice su questa. Perché indubbiamente quando si fanno alcune cose e si aggiustano i bilanci e si arriva alla bancarotta come siamo arrivati qua e ci si accorge, per esempio, una delle cose di cui se ne parla poco ma che sono essenziali, no? Perché quando si assegna delle responsabilità a un consiglio di amministrazione, si assegna la responsabilità della conduzione di una banca a chi si ha fiducia, a chi si pensa debba condurre al meglio. E se noi andiamo a vedere non tutti gli incarichi, ma che la stragrande, un pacchetto consistente di incarichi, che poi sono diventate sofferenze o no, non lo so, è dovuto dal fatto che i consiglieri di amministrazione che si sono foraggiati non hanno restituito. Ecco anche qui che si deve fare, si deve pensare che non ci si rassegna, perché c'è un sistema che ha consentito tutto questo. Consob e Banca Italia si consente di mettere sul mercato i prodotti spazzatura che poi diventano scarta straccia, questi prendono soldi, se li finanziano gli amici e gli amici, non si preoccupano di fare dei numeri di crediti, creano le condizioni per arrivare a un intervento ispettivo, a una correzione dei bilanci e quant'altro, si arriva al fallimento. E si pensa che poi non siano ipotizzabili questi reati, anche quello di bancarotta fraudolenta. Questo spetterà il magistrato, non certamente a me dirlo, perché io non ho le competenze per poterlo fare. Ma sta di fatto che qui tutto ciò che si respira in questa vicenda grida vendetta e indica che qui c'è veramente da fare un'operazione di pulizia piuttosto forte, soprattutto in funzione della nuova banca. Perché la nuova banca Etruria, se non si fanno chiarezza su ciò che è successo sulla vecchia banca, su quella che è stata chiusa, su quella che ha creato questo dissesto in questo territorio, sarà una banca che non riceverà la fiducia dei risparmiatori, non la riceverà, e loro si devono attivare perché loro facciano le operazioni più trasparenti possibili da questo punto di vista, e agevolino. Non ci piace che quando si manda ai risparmiatori a chiedere la documentazione gli vengono chiesti 18 euro per fornire questa roba. Non ci piace, non c'entra nulla, c'entra anche questo. Perché indubbiamente noi abbiamo bisogno, ripeto, in un rapporto di fiducia che si deve ricostituire, anche queste cose che sono piccole, poi le persone apprezzano o disprezzano. E in questi casi stanno le disprezzano, perché ovviamente di fronte alla richiesta di quello che sono documentazione per far valere il loro diritto, si vedono intanto probabilmente osteggiati, probabilmente la mole parecchia, perché ovviamente questi documenti vengono consegnati molto in avanti del tempo, poi gli viene richiesto il pagamento anche di alcune somme. Non funziona così, non può funzionare così in un paese civile.
Perché la manifestazione venerdì, di nuovo un'assemblea pubblica con i risparmiatori, la presenza dei parlamentari, che cosa vi aspettate? Ma noi ci aspettiamo che ci rispondano sui nostri quesiti. E ci aspettiamo che i parlamentari ci sappiano dire se condividono le nostre proposte, perché ripeto, il decreto salvavanti che introduce alcune cose che sono quelle che tutti conosciamo, però contiene secondo me delle iniquità, che cioè che tutto ciò che si ricava in termini di principio, anche un euro in più dalla vendita della vecchia banca, della nuova banca, cioè quella ripulita, diciamo, che va a gara d'asta, e della bad bank, quella che dovrebbe cioè recuperare i crediti, tutto ciò che si ricava in più vada destinata al fondo di risoluzione, vale a dire vada destinata nei confronti delle banche che hanno messo questi soldi per fare questo tipo di operazione. No, non, per noi non funziona così, bisogna confrontarsi ai parlamentari per dire siccome si devono approvare decreti attuativi e siccome se non sono decreti attuativi sarà un nuovo strumento legislativo che pur dovrà essere pensato, bisogna correggere queste storture e noi diciamo e ci vogliamo confrontare su questo argomento. E il nodo è ora, se passa l'approvazione dei crediti attuativi e non si interviene ora in questo meccanismo o non si riattualizza il dibattito su questo meccanismo, ho l'impressione che poi si faccia tardi a qualunque altro tipo di soluzione. E da lunedì prossimo, 18 gennaio, inizierà l'assistenza personale a ciascuno dei 1250 tra obbligazionisti e azionisti che si sono rivolti a Federconsumatori. Saranno istruite le relative pratiche per tutte le loro posizioni. Riteniamo, ha detto Pietro Paolo Ferrari, che la soluzione migliore continui ad essere una norma che corregga le storture del decreto salvabanche, ma in attesa di essa inizieremo le pratiche legali e ci costituiremo partecipi in presenza di procedimenti giudiziari per ottenere il risarcimento ai nostri assistiti.